informazioni. Io sono particolarmente felice di ospitare adesso in collegamento diretto il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Ben trovato e grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie, allora i siciliani sono intanto sconvolti dalla sua potenza comunicativa, perché lei sta facendo dei numeri davvero impressionanti, cioè tanta gente in Sicilia la sta seguendo. Allora, intanto come lei crede si può snodare questa storia? Qual è la sua posizione nei confronti del governo nazionale a proposito di questi 4,3 miliardi che sono stati assegnati ai comuni siciliani? Beh, che sia una presa per il culo lo sanno tutti, perché di questi 4 miliardi e 3 fanno parte già del fondo di solidarietà dei comuni, che complessivamente è 6 miliardi e 3, quindi Conte non ha fatto altro che il gioco delle tre carte. Ha anticipato di 3 mesi quello che ogni anno viene dato ai comuni, quindi ha preso questi soldi, ha posto di darli da 3 mesi ai comuni, li ha dati ora. E che cosa dice come messaggio anche errato? Destinateli per l'emergenza coronavirus, sì, e tra un mese, tra 2 mesi gli stipendi dei comuni o tutte le altre spese correnti con quali soldi li pagano, visto che i soldi ecco sono questi soldi a che cosa erano riferiti in effetti? Quindi adesso li usate per l'emergenza? Per pagare, allora, sono il fondo di solidarietà, serve per pagare le spese correnti del comune, quindi dare servizi ai cittadini, pagare gli stipendi e tutto ciò che in comune fa normalmente. Se io li devo destinare per l'emergenza, è giusto, li destino, ma di una volta per tutta agli italiani, apposta di continuare a vendere chiacchiere, che questi soldi sono dei comuni e che per ora i comuni sono autorizzati a destinarli per l'emergenza. Fermo restando che tra 2 o 3 mesi ai comuni, se non gli dai i soldi, devono licenziare le persone, perché gli stipendi si dovranno pagare, i servizi si devono erogare. Gli unici soldi nuovi, no, freschi, sono 400 milioni da quello che pare, che sono stati aggiunti e sono stati distribuiti sul territorio in base alla popolazione. Per esempio a Messina hanno dato 7 euro ad abitante, ma io dico una cosa, apposta di mandare soldi così, perché intanto non fate una norma, sospendete il pagamento di tutte le bollette, quindi i soldi glieli date voi ai gestori, parlo di acqua, parlo di luce, parlo di spazzatura e parlo di quelle che è anche il gas. In questi giorni sono arrivate le bollette, chi ha il credito sul conto corrente già ha dovuto pagare in automatico, quindi da un lato noi abbiamo un sistema che deve pagare comunque, perché in ogni caso questi sono gestori che rispondono allo Stato, non è che rispondono a Cateno De Luca. Quindi prima di scervellarci nel fare norme per raschiare soldi che non ci sono, quindi gioco delle tre carte, norma molto semplice come era stata fatta per gli 11 comuni della zona rossa iniziale. Il decreto legge ha previsto che i pagamenti erano sospesi, non, attenzione, che erano depennati, che non erano più dovuti, sospesi fino al, mi pare, 30 di aprile, non so, anche in questo momento. Poi un provvedimento, intanto sospendi i pagamenti. Poi discutiamo se devono essere definitivamente abbonati o meno, ma intanto non discutiamo di fantasia a monte per mandare soldi a valle, nello stesso tempo noi cittadini comunque continuiamo a pagare e di conseguenza quei quattro soldi che ancora ci sono prendiamo e dobbiamo pagare le bollette. Ecco come, perché non funziona, siamo di fronte alla propaganda. Senta, Leoluca Orlando è stato in diretta prima di lei e ha detto che prima di lunedì non arriveranno aiuti alla popolazione. Guardi, io non so manco quando faranno questo accreditamento, perché già lo hanno spacciato come se fossero nelle casse dei comuni. E il mio collega Orlando sicuramente ha ragione, anche perché come presidente regionale dell'ANCI ha una visione più pragmatica delle questioni, io magari ce l'avrò più folcloristica e che finora non ho sbagliato alcuna previsione. Qui siamo di fronte, ripeto, all'altra puttanata di Stato, né più né meno. Ma la cosa grave qual è? Che la puttanata è diventata propaganda che in un momento così delicato aizza sempre di più gli animi della gente. E questa è una cosa scorretta, che lo Stato nei confronti dei sindaci, che siamo noi in trincea, a dover mantenere calmi gli animi, a dover continuare a dare servizi esponendoci, non deve fare, la devono smettere. Questo è il concetto di base.
Noi riceviamo migliaia di telefonate poste dai siciliani e tutte le colpe sono dei sindaci. E certo, noi sindaci, lo Stato ci ha trasformati in dazieri, perché noi ormai riscuotiamo per conto dello Stato, sia chiaro. Ora siamo quelli che siamo in trincea e naturalmente siamo quelli che continuano ad essere esposti, ma questa è la nostra funzione. D'altronde la legge che dice? Tu sei la massima autorità locale in materia di protezione civile e di sanità. E visto che io sono la massima autorità locale, prendo a calci in culo tutti quelli che in questo momento non fanno il loro dovere. Ed ecco perché in queste settimane ho fatto la guerra con l'ASP, facendo decapitare quelli che in ogni caso erano i vari soggetti che di fatto devono gestire la situazione sanitaria. Mi sono scontrato con la prefettura perché naturalmente non posso accettare che si affronti una guerra del genere con la logica dei palazzi dorati. Senta, mi sono fatto denunciare dal ministro degli interni perché continuava a vendere corbellerie di Stato. È ovvio, faccio il sindaco, siccome sono la massima autorità locale, sindaco. Allora, lo faccio a modo mio, perché qua si tratta di difendere la vita delle persone. Poi io sono qui città di frontiera, quindi qua continuiamo con lo scontro su quelle che sono le modalità di ingresso in Sicilia, e a Palermo la fanno sotto il naso ai palermitani, perché ovviamente senta, ora c'è restrizioni. Lei, visto che non le manda... Su Palermo. Ma questi sono altri tipi di me. Chiedo scusa, visto che lei non le manda a dire, che posizione hanno le banche oggi? Le banche continuano a fare il loro lavoro. Cioè, gli aguzzini legalizzati, con tutto il rispetto, non voglio offendere le banche, per carità, non è che le banche hanno avuto delle disposizioni da parte dello Stato realmente. Ancora abbiamo una serie di norme cartolari, però dobbiamo ora aspettare il decreto attuativo, il combinato disposto, il comma, l'articolo, la circolare esplicativa. Nel frattempo è saltato tutto il sistema e mezzo mondo imprenditoriale è stato protestato. Questa è la verità. Ecco. E io infatti ho tanti imprenditori che mi scrivono, dice, ma io ho l'assegno, anche se non si dovrebbe fare il postdatato, che devo fare? Mi hanno intimato poco fa una scuola privata, mi hanno intimato il pagamento dell'affitto, dice, io ho un mese che sono chiusa e non incasso niente, che devo pagare? Ecco, lo Stato in una situazione di guerra prende e introduce un altro tipo di regime. Primo regime che va introdotto, si sospendono le procedure di evidenza pubblica che si acquista ad horas, col cash, come fanno gli altri stati, apposta a noi di fare ancora le gare con la Consip, e quindi non ci arrivano i respiratori, e quindi non ci arrivano i dispositivi di sicurezza individuale, e quindi non ci arrivano i reagenti. Ma è possibile che la Consip ha fatto 9 gare e ancora una consegna non è stata fatta? E noi continuiamo con le evidenze pubbliche. Per ora queste cose si devono sospendere. Noi sindaci ci nominano soggetti attuatori dell'emergenza, che sappiamo quello che fare sui territori. E intanto paghiamo subito. In questo momento ci vuole cash. Ho seguito la sua diretta di ieri notte su Facebook, l'ho vista tutta. E adesso ci sono tanti suoi concittadini che ci stanno seguendo. Vuole ripetere per favore come sta agendo il suo comune direttamente? Allora, qui a Messina sanno chiaramente una cosa, che devono stare in casa, se no io ovviamente amo la mia città e spero che i miei cittadini mi amino, no? E quindi in questo rapporto forte mi permetto di dire: o stanno in casa o li prendo a calci in culo. Perché i provvedimenti che noi abbiamo fatto, siamo stati prima a scontrarci anche con chi sta sopra le nostre teste, e io ho fatto un'ordinanza dove ho vietato l'uso del suolo pubblico. Quindi non potevo vietare, mi avevano impugnato l'11 marzo l'ordinanza dove avevo stabilito che non doveva uscire nessuno di casa, e l'ho aggirata. Un ragionamento molto semplice: le strade e le piazze sono del sindaco, giusto? Bene, il sindaco non vi consente l'uso, se non per i tre motivi previsti dalle leggi. Sento, e quindi ho sentito 20.000 euro che il comune ha a disposizione. 20, no. 30, non ho capito. Ieri sera poi mi è sfuggita questa cosa. 30 milioni di euro. 30 milioni, scusi. Io ormai con le cifre sono andato fuori di testa. Quindi. 30 milioni. E di liquidità. Noi abbiamo 60 milioni di euro sui conti correnti, ed altre 60 possono andare in scopertura. Con un colpo di penna lo Stato autorizza i comuni
invece a prendere i soldi che hanno in cassa, perché noi ce li abbiamo, no? Allora io di questi 120 milioni ne posso usare realmente 80 milioni subito. Gli altri 40 ci vuole una norma dello Stato che dica ai comuni tutti i soldi che hai in cassa, per ora pure che sono vincolati, perché fonti di finanziamento e quant'altro, intanto usali. Ecco, basta fare questo e non ad annunciare le varie puttanate. Certo, io in 2 anni ho risolto i problemi del mio comune, perché il mio comune aveva, io ho ereditato un comune con 550 milioni di euro di debiti, va bene? E in questi 2 anni colpi di accetta e recupero dell'evasione, quindi ho rimesso in sesto il comune. Io non so in cassa, per esempio, il mio collega Orlando quanto ha, sono fatti suoi. Io però qua mi sono organizzato e quindi guai se qualcuno si permette a Messina di andare a sbaligiare qualcosa, di andare nei supermercati, perché? Ma quando perché li farà arrivare i soldi lei? Quando? Cucine, mi accorti, noi qua cuciniamo e portiamo a casa di chi ha bisogno. Chi è non ha più alimenti e ovviamente in condizione di cucinare da solo, gli portiamo gli alimenti. Qua alibi non ce ne sono e guai, guai, oltre che reato, sarò io primo cittadino a sputtanarli in tutto il mondo se qualcuno si permette di fare un atto di sciacallaggine del genere. Altro che mafie e mafiette. Qua si ragiona così, perché noi abbiamo predisposto in assetto di guerra la nostra macchina municipale. Grazie sindaco, ci sentiamo nei prossimi giorni, buon lavoro, grazie. Grazie. Allora, sì.